Romeo Menti, un grande calciatore che gioca col Torino, ma prima di andare a Torino gioca con la Fiorentina. Viene ceduto dalla Fiorentina al Torino, ma lui, pur giocando col Torino, porta sempre sulla sua giacca il distintivo della Fiorentina. La nostra storia potrebbe cominciare da qui, dalla collina di Superga, dove il 4 maggio 1949 l'aereo che portava il Grande Torino dalla trasferta a Lisbona si schiantò contro il retro della Basilica. Non ci furono sopravvissuti e tra le vittime c'era anche il protagonista della nostra storia, Romeo Menti. Ma quella che noi vogliamo raccontare è soprattutto una storia d'amore. E allora la cominceremo a Firenze, in un villino di Viale dei Mille, a pochi metri dallo stadio. La storia di Romeo Menti, calciatore, comincia qua. È arrivato a Firenze all'inizio della stagione 1938-39, ha 19 anni quando la Fiorentina lo preleva dal Vicenza, ha giocato in Serie C, ha segnato tante reti, il Marchese Ridolfi ha la necessità di riportare la Fiorentina in Serie A, fa un grosso investimento per l'epoca, 68.000 lire per comprare questa ala promettentissima e Menti riporta la Fiorentina in Serie A. L'anno successivo, che è un campionato difficile dal punto di vista dell'andamento della classifica, la Fiorentina riesce però a vincere il proprio primo trofeo, la Coppa Italia. Un giocatore eccezionale, un portatore di acqua e di birra in una maniera spaventosa, quindi un tornante evidentemente che aveva la capacità di fare il suo mestiere nel modo giusto, nel modo adeguato, con tanto cuore. A Firenze Romeo Menti si innamora di Giovanna Baldasseroni, che sposa nel 1942, ma si innamora anche della città e, come tanti giocatori venuti da lontano a vestire la maglia viola, stringe un rapporto particolare, molto intenso, con Firenze. Firenze amplifica in maniera assordante tutto e di più. Quanti ce ne sono che sono rimasti qua a Firenze? Uno, il mio babbo. Menti è un altro. Ma quanti altri ce ne sono? Gigi Milan. Io giro per Firenze e trovo tantissimi calciatori, perché Firenze è bella, Firenze è a portata di mano. Ecco perché tanti giocatori, Meo è uno di quelli, sono rimasti in questa città bellissima. Mio nonno Romeo era innamorato di Firenze e della Fiorentina, era proprio innamorato della città, dei tifosi, della gente, amava proprio tutto quello che era l'aspetto di Firenze nel suo splendore. Io sono nato nel 1946 a Firenze, quindi non ho visto mai giocare il mio babbo, filmati ce ne sono pochi, però so diverse cose del rapporto fra Romeo Menti e il mio babbo, che la consideravano la coppia più forte sulla destra che ha avuto la Fiorentina a quei tempi, perché si integravano bene, c'era amicizia, c'era molta, si conoscevano tecnicamente, sapeva quando dare la palla, quando scattare, quando non andare, e quindi è stata sempre celebrata questa coppia Valcareggi-Menti. Ricordo sempre che con un altro caro amico del mio babbo, Carlino Piccardi, e mi ricordo quando parlavano alle cene che facevamo spesso, che quando Menti giocava, siccome Carlino Piccardi picchiava e Meo aveva paura, Meo Menti non era un cuor di leone, le saltava le botte, quando giocava contro la Fiorentina, Carlino, mi raccomando Carlino, non mi picchiare, Meo, ma cosa vuoi che sia, Meo, ma non sei mio, ma come fa a picchiare, e lo massacrava di botte, perché se no non lo prendevi, questa era un'ala vera, un'ala destra di quelle vere, giocherebbe anche adesso, non è che lui si fermava, il grande toro gioca anche adesso, tutti. Il più grande giocatore che noi abbiamo avuto si chiamava Romeo Menti, grande rigorista,
non portato via, costretti a cederlo al grande Torino, e il grande Torino, direi, con trovamenti continuò a trionfare. Il giocatore che nel 1941-1942 passa al Torino ha Firenze nel cuore, l'ha vissuta profondamente, si è legato alla città, ha avuto un rapporto di entusiasmo reciproco, l'entusiasmo che dava ai tifosi e quello che riceveva dal calore umano. Il passaggio a Torino rappresenta, dal punto di vista dell'ambizione del calciatore, un salto di qualità, dal punto di vista della vita una difficoltà, tant'è che lui il lunedì amava tornare a Firenze. Sarà una caratteristica che lo contraddistingue, perché nel Torino vince il suo primo scudetto nel campionato 1942-43, ma quando i campionati vengono sospesi per la guerra lui torna a Firenze per poi ritornare a Torino, perché il Torino aveva sempre conservato il suo cartellino. In quel campionato 1946-47 rivince lo scudetto ed ha anche la possibilità di esordire in nazionale, a dimostrazione del legame indissolubile. L'esordio avviene a Firenze nell'aprile del 1947, una partita contro la Svizzera che l'Italia vince 5-2 e che vede Menti dominatore della partita. Lui segna una tripletta. La casa del grande Torino ovviamente è il suo stadio, il mitico stadio Philadelphia, un vero e proprio fortino quasi inaccessibile dove i Granata fanno gran parte dei loro punti. È qui che Oreste Bolmida suona la carica con la sua tromba per chiedere alla squadra di produrre il massimo sforzo. Ed è anche qui, soprattutto qui, che Romeo Menti fa innamorare il popolo Granata. Per noi Granata Doc e Granata di Torino, Menti era, come posso dire, non dico un usurpatore perché lo adoravamo, ma uno che toglieva un po' di spazio a un giocatore molto amato e molto poco premiato dalla fama, che era Ossola. Menti aveva una dote che nessuno del calcio, degli attaccanti Granata aveva, cioè il tiro violento, forte. Nelle retrovie magari sbucava ogni tanto per un tiro piazzato bene Grezzar, la cui vita poi fu legata a Menti attraverso un amore dei figli. Io sono nipote di due giocatori del Grande Torino, Giuseppe Grezzar e Romeo Menti. Mio padre Cristiano sposò una figlia di Giuseppe, Ardea, e nacqui io 40 anni fa. Romeo Menti per il Grande Torino ha rappresentato intanto il giocatore che ha segnato l'ultimo gol su rigore nella partita disputata tra il Torino e il Benfica allo Stadio Nacional do Jamor il 3 di maggio del 1949. Quindi è l'uomo che dal punto di vista sportivo ha messo il punto alla storia del Grande Torino. Era un centrocampista di spessore, sia tecnico che fisico, e come i 10 undicesimi del Torino era un giocatore eccellente, pur senza essere il fuoriclasse. Il fuoriclasse uno ce n'era ed era Valentino Mazzola. Ma proprio questo fatto di non avere tanti fuoriclasse in squadra, ma tanti giocatori di ottimo livello e concreti, faceva del Grande Torino una macchina con tutti gli ingranaggi ben oliati che giravano a perfezione. E Menti si incastrava a perfezione in questo centrocampo. Il Grande Torino vinceva tutto. Ci pensava, tutti si auguravano che con il Grande Torino si potesse eventualmente ripercorrere il 34 e il 38, in modo tale che evidentemente il Torino vince tutto, forse potremo avere questa possibilità di ripercorrere questa cosa, se non che purtroppo la realtà è diversa e naturalmente succede la tragedia, e quindi la tragedia ci porta via la nazionale che evidentemente poteva, certamente avrebbe potuto darci qualche soddisfazione anche a livello internazionale, perché il Torino era fortissimo. La cosa che mi hanno raccontato tutti è che era un gruppo fantastico, una squadra eccezionale, ma non solo a livello calcistico,
ma proprio anche a livello personale, a livello umano. Menti ha anche rappresentato, sotto un certo punto di vista, con ogni probabilità, il primo tassello della storia dell'amicizia fra il Torino e la Fiorentina, perché Menti era tifoso della Fiorentina, non l'ha mai nascosto, pur essendo lui giocatore del Torino, e pur essendo lui di origini vicentine, quindi neanche toscano o fiorentino. E quindi un giocatore sicuramente importante sia per quel che riguarda il Toro, sia per quello che riguarda la storia dell'amicizia fra il Toro e la Fiorentina. Ecco, io avevo 14 anni, Superga fu la prima tragedia che entrò nella mia vita. Avevo visto la guerra, i partigiani contro i nazisti, i mitragliamenti, i morti, non le esecuzioni, i bombardamenti, ma quella fu la vera tragedia della mia vita. Il giorno della distruzione, i tifosi lo chiamano quelli del Philadelphia, io quel giorno lì c'ero e ho preso un mattone come tanti, e questo è un mattone che rubai a Philadelphia. Mi feci una giustificazione poetica, era questa. Ricordai una poesia di Bertolt Brecht tradotta da Franco Fortini. E questo è tutto, e già non è che basti, ma forse vi dirà che esisto ancora. Sono come quello che con sé portava sempre un mattone per mostrare al mondo come era stata un giorno la sua casa. Nel baule della mia auto c'è sempre il mattone del Philadelphia. Al momento della sciagura si sono fermati tutti, cioè tutto il mondo è come se si fosse fermato. Cioè, proprio come se fossero successe domenica. E tuttora, che sono passati anni, 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 trovi ancora quei tifosi, quelle persone che hanno avuto la fortuna di vedere le partite, ti raccontano tante, tante piccole cose. Nella tragedia di Superga l'Italia perde la squadra degli Invincibili, che ha fatto sognare il paese nei difficili anni del dopoguerra, componendo quasi interamente la Nazionale Azzurra. E tocca proprio all'ex commissario tecnico Vittorio Pozzo il drammatico compito di riconoscere i corpi dei suoi ragazzi, a partire proprio da quello di Romeo Menti. Porta sempre sulla maglia, sulla sua giacca, il distintivo della Fiorentina. Lui portava sempre con sé, diciamo, un distintivo che teneva dietro la giacca. Muore nella tragedia di Superga. Uno di coloro che va a vedere eventualmente la tragedia a Torino è Pozzo. Il suo riconoscimento dopo la tragedia di Superga fu il più facile in assoluto. Indovina, ricerca, trova i resti del grande Torino. A un certo punto nota un distintivo. Al bavero della sua giacca c'era la spilla con i colori sociali della Fiorentina. Ah, fa, dice, allora queste sono le spoglie, i resti di Romeo Menti. E quindi praticamente attraverso quel distintivo viene recuperato quello che residua di Romeo Menti. La famiglia ci dona il suo distintivo, il distintivo di Romeo Menti che noi abbiamo in una bacheca. Ce lo dona la figlia e dice: ve lo dono, ve lo presto, non ve lo dono, ve lo presto, la proprietà è mia. E quindi evidentemente noi lo abbiamo tenuto in questa bacheca in una maniera, diciamo, secondo me positiva, per ricordare questo grande atleta. Diciamo, fra tutte le cose che ho di lui, la cosa che mi manca è conoscerlo, conoscere la sua voce. Il dramma di Superga fu la fine di Menti, però noi fiorentini ottenemmo che i funeranti, a parte quelli solenni a Torino di tutta la squadra, quello di Romeo Menti fosse fatto a Firenze, nella chiesa di Santa Maria Novella, calamitissima. Dopo una cerimonia estremamente commovente, viene sepolto al cimitero dell'Antella, alle porte della città di Firenze. È qui, nel retro della Basilica di Superga, che il 4 maggio 1949 si schiantò l'aereo che portava il grande Torino. Non ci furono sopravvissuti, 31 morti tra i giocatori, lo staff tecnico, i dirigenti, i giornalisti e i membri dell'equipaggio. Una tragedia che sconvolse l'Italia e che ancora oggi viene ricordata con grande emozione.
A noi piace ricordare che anche in quell'ultimo viaggio Romeo Menti portasse il giglio di Firenze e della Fiorentina sul cuore. Campioni d'Italia, Bacigalupo, Ballarin Aldo, Ballarin Dino, Buongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Grezza, Loic, Maroso, Martelli, il nostro capitano Valentino Mazzola, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Schubert,